Ma io devo dire che Presta e Lorenzo hanno fatto una trappola, perché la partita con una roba di mente, una roba così, si va in Europa, viene lunedì, poi arriva alle 11, parte alle 11.25, poi sì, ma no, non ti preoccupare, se non hai voglia no, non fare l'opera no, sia martedì per fare quello che vuoi, a giovedì no, sicuro non c'è problema. A questo punto qui ho parlato con Patrizia e Rogaldo e ho chiesto di fare un team mio. E poi la cosa che forse mi ha rassicurato è stata veramente la presenza, mi ha rassicurato il cielo, mi hanno rassicurato tutti quanti che non c'erano nessun tipo di interferenze. Vale a dire che in questo programma qui io ho cercato e spero di esserci riuscito di aver individuato il migliore, ma il migliore per meritocrazia, non il migliore perché era più bello in televisione, quello che faceva più senso tra le donne che guardano il programma, cioè io mi sono fregato completamente. Ho fatto le cose come faccio normalmente, decidendo su ogni cosa. E devo dire che è tutto vero, non c'è una cosa che è stata concordata con la produzione, con la regia, con gli sponsor, con i finanziatori, con Skype, con Cielo. Mi hanno lasciato un'indipendenza del 100%, mi hanno lasciato fare l'imprenditore che può incidere su certe situazioni e sulla scelta di persone che lavoreranno con me, io spero, per molti anni. Ma è un po' quello che tutti cercano, di poter eliminare chi pensi che non sia idoneo e poter mantenere chi pensi che può andare avanti. L'altra sfida per me importante era vedere, confrontarmi con i giovani, perché dopo 20 anni di Formula 1 certe volte si porta di fuori da tutto quanto. Confrontarmi con i giovani, chiamiamo dell'era iPad, contro noi, che quando eravamo giovani avevamo il telefono attaccato al muro e si faceva il numero al bar perché a casa non ce l'avevamo. E noi che giocavamo a fare i cowboy e a fare gli indiani contro questi ragazzi qui che sono dei mostri drammatici che magari non si parlano più assieme, si mandano quel paese per via email, noi quando mandavamo a fanculo uno glielo dicevamo in faccia e ci menavamo. Adesso si mandano a fanculo via email, si usano la gara e nessuno si mena più. Per cui è cambiato il ragionamento di tutti questi ragazzi e per me era curioso capire, dato che in Italia si parla sempre che i giovani non hanno chance, i giovani, volevo capire com'erano questi giovani, ma lo capisci solo se fai un colloquio di lavoro e questo colloquio di lavoro è durato 2 mesi e mezzo, per cui è stato un colloquio difficile, intenso, emozionale, romantico, è stato un po'. È stato un po' tutto un insieme e dopo le prime 2 puntate che vedrete, che erano un po' arrugginiti perché in effetti per me un conto è fare un'intervista, un conto è essere l'attore principale di questo gruppo di persone, ho fatto televisione, ho fatto cinema, poi con un gruppo sensazionale in cui abbiamo lavorato molto 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 bene insieme. Ed è stata questa la cosa che mi ha anche convinto di partecipare. Poi man mano che sei andato avanti diventi sempre più coinvolto con la produzione, diventi sempre più coinvolto con tutti, perché noi dovevamo cercare qualcuno che deve fare business, qualcuno che io reputo per un'azienda è migliore del tipo che avevo, che può, quello che deve fare l'imprenditore, no? Di trovare. Tu quando vai sulla montagna hai dei compagni di cordata che ti accompagnano fino a 1000 metri, poi c'è quelli che ti accompagnano fino al 2005, poi c'è l'ultimo che ti accompagna e poi sulla vetta però sei sempre tu, però hai bisogno di qualcuno che ti porti lì. E questo è un po' quello che si dovrebbe cercare. Speriamo che di aver individuato, spero di aver individuato il migliore del gruppo e alla fine gli ultimi giorni era molto difficile eliminare perché erano tutti bravi, però questa è la vita, questa è la vita, per cui io sapevo
che uno solo e devo scegliere il migliore e speriamo che voi che guardate e vedrete la trasmissione siate d'accordo con me, poi anche se non siete non cambia niente, lavora con me per cui non volete preoccuparvi. Incontro questi ragazzi qui che sono dei mostri drammatici che magari non si parlano più assieme, si mandano quel paese per via email, noi quando mandavamo a fanculo uno gli dicevamo in faccia e ci menavamo, adesso si mandano a fanculo via email, si usano la gara e nessuno si mena più, per cui è cambiato il ragionamento di tutti questi ragazzi e per me era curioso capire, dato che in Italia si parla sempre che i giovani non hanno chance, i giovani, volevo capire come erano questi giovani, ma lo capisci solo se fai un colloquio di lavoro. E questo colloquio di lavoro è durato 2 mesi e mezzo, per cui è stato un colloquio difficile, intenso, emozionale, romantico, è stato un po' tutto un insieme. E dopo le prime 2 puntate che vedrete, che erano un po' allucinanti, perché in effetti per me un conto è fare un'intervista, un conto è essere l'attore principale di questo gruppo di persone, ho fatto televisione, ho fatto cinema, poi con un gruppo sensazionale con cui abbiamo lavorato molto, molto, molto bene insieme. Ed è stata questa la cosa che mi ha anche convinto di partecipare. Poi man mano che sono andato avanti, diventi sempre più coinvolto con la produzione, diventi sempre più coinvolto con tutti, perché noi dobbiamo cercare qualcuno che deve fare business, qualcuno che io reputo per un'azienda è migliore del tipo che avevo, che può, quello che deve fare l'imprenditore, no? Di trovare, tu quando vai sulla montagna hai dei compagni di cordata che ti accompagnano fino a 1000 metri, poi c'è quelli che ti accompagnano fino al 2005, poi c'è l'ultimo che ti accompagna e poi sulla vetta però sei sempre tu, però hai bisogno di qualcuno che ti porti lì. E questo è un po' quello che si dovrebbe cercare. Speriamo che di aver individuato il migliore del gruppo e alla fine gli ultimi giorni era molto difficile eliminare perché erano tutti bravi. Però questa è la vita, per cui io sapevo che uno solo devo scegliere il migliore e speriamo che voi che guardate e vedrete la trasmissione siate d'accordo con me. Poi anche se non siete non lavora con me per cui non volete preoccuparvi. C'è un pessimismo a partire da tutte le dalla piramide che come effetto domino si rivolge su tutti. Questi ragazzi qui li ho visti pieni di energia, pieni di luce e pieni di voler fare, cosa che è molto strana in questo momento, perché in questo momento noi, nel paese questo che difficile da riconoscere, perché dire in questo pessimismo generato proprio da, io credo che quando vivi in un paese, questa è un po' la storia dell'imprenditore, no? L'imprenditore investe l'opportunità, tu investi finché il paese ti permette di investire, se no è in Brasile, in Cina, eccetera eccetera. E questi ragazzi, a differenza di quello che vedi in questo paese, vuol dire che gli italiani, ci sono gli italiani che vogliono fare, ragazzi che si tengono, però noi dal top abbiamo questo senso di pessimismo, di catastrofe, che io l'anno scorso, a questo tempo qui, eravamo tutti più sereni, non è successo praticamente nulla, è successo che ci hanno aumentato le tasse, ci hanno parlato di spread. Credo che il 2% degli italiani sappia cosa sia lo spread, ci hanno parlato di cose terribili e in questo momento anche chi vuole investire non investe più, perché con tutto questo pessimismo un imprenditore dice no, io sto grano, non faccio assolutamente niente, ma perché devo investire in questa situazione qui? Non ci insegnano come si può uscire da questa situazione e l'unica cosa che ci insegnano è una specie di repressione che fa spaventare tutti. Questo programma è la dimostrazione che i ragazzi veri, non quelli che
fanno politica che non sono veri, non i giornali, che poi i giornali penso che sia 1,5 milioni, 2 milioni di persone, non che li vedo. Io credo che sono 7 o 8 milioni di persone che non riescono ad arrivare a fine mese. E questa la politica dovrebbe pensare, oltre che allo stremo, oltre che essere pessimisti, oltre che quando tu ricevi il ticket del macellaio da 30 euro, è giusto che ti controllino, ma anche giusto che controllino i miliardi che spende la casta, i miliardi che spendono i politici che ci hanno portato in questo baratro e i miliardi che ci costa a tutti noi la politica italiana che ci porta a questo pessimismo. Allora, in Italia ci sono dei ragazzi con entusiasmo? Io vi dico sì. C'è della creatività? Vi dico sì. Abbiamo tutto per riuscire e noi non sfruttiamo assolutamente tutte le nostre potenzialità. Abbiamo queste facce lunghe che rivedi per sempre guardando che sembra di là. Mancato parente più stretto come la prima e che continuano a violentarci con queste culture, con tasse, con questo, con quello. E la gente, anche con il qui, si permette anche sempre fuori dall'Italia. Noi quest'anno in Italia abbiamo, siamo usciti in modo eccezionale, mandando tutti i turisti che adoravano questo paese, siamo riusciti a far perdere al turismo il 50%, che il turismo in Italia dovrebbe essere il 25-30%, siamo riusciti a mandare via tutte le banche possibili e immaginabili, siamo riusciti a spaventare i russi, i turchi, e chi è che ha avuto un grande vantaggio da noi, che ci ringrazia quotidianamente? La Francia, la Spagna, la Croazia, la Turchia. Ecco, questo è quello che noi riusciamo a fare con il nostro pessimismo. Ecco, allora io dico, è possibile, come abbiamo fatto questa trasmissione, che tutti i ragazzi siano così, che non hanno speranze? No, perché vi dimostreremo con questo programma che ci sono dei ragazzi che vogliono fare, vogliono uscire, diamogli delle possibilità, diamogli delle chance, perché per lasciare i ragazzi dentro la strada dobbiamo defiscalizzare, dobbiamo dare la possibilità, tanto non fanno niente, ma perché devono stare a fare niente? Li assumiamo, diamo la possibilità di avere una flessibilità sul lavoro, abbiamo fatto una riforma del lavoro che veramente è una spaventosa, diamo la flessibilità di lavoro come fanno gli altri paesi, chi non vuole lavorare va a casa, io credo che ci